una splendida iniziativa che ancora una volta vede insieme istituzioni, quale il Comune di Milano, eccellenze come la Filarmonica della Scala e istituti come Unicredit o la Fondazione Unicredit, che mettono a disposizione il Tempio della Lirica a favore di soggetti che non hanno la possibilità di andare alla Scala, che saranno presenti alla Scala, ma il ricavato di questi fondi saranno destinati ad opere di bene di cui hanno bisogno Milano. Io non posso che ringraziare questa unità di intenti, di azioni che si è creata tra pubblico, privato e volontariato, perché solo così si può dare una risposta in momento di crisi ai bisogni di tutti. Lei è appassionato di musica? No, io sono appassionato di musica, sto anche imparando qualche cosa di più, e cioè capire chi fa buona musica e chi fa musica un po' meno buona. È così che la Filarmonica della Scala incontra la città. Sì, attraverso questa iniziativa molto particolare la Filarmonica, il Comune di Milano, Unicredit danno l'opportunità da una parte in una serata ad utenti dei servizi sociali di assistere alla prova generale, che è un fatto molto bello. Dall'altra, in quattro altre serate, l'incasso verrà devoluto ad organizzazioni del terzo settore che lavorano contro le povertà sul campo, in città, attraverso l'organizzazione di mense e quant'altro, e questo è un atto solidale molto concreto. Quindi si dà un'opportunità di assistere a uno spettacolo a chi magari alla Scala non è mai andato, e si finanzia, si sostiene chi sul campo lavora ogni giorno contro le povertà. Io credo che sia un bel modo per intendere la politica sociale e culturale di Milano. Siamo attenti ai giovani perché ci verranno, ce lo auguriamo, ma anche agli anziani perché sono i fruitori di queste situazioni di povertà e quindi sono i fruitori di queste associazioni che occupano, fanno mense, danno da mangiare, quindi diventa importante per noi sostenere economicamente. Per i giovani ci sarebbe bisogno di molto di più, per ora ci accontentiamo della cultura. Noi stiamo prendendo proprio la strada di occuparci degli anziani. È una strada impervia, però gli anziani sono anche parte del tema della gratitudine generazionale che le generazioni a venire devono avere per quelle precedenti, e quindi per noi si tratta di un impegno importante, determinante sui temi delle malattie degenerative per gli anziani e quindi di converso del sostegno alle famiglie che si occupano di questi anziani.